La fresca conquista del nono scudetto consecutivo, il gran caldo e i pochissimi stimoli giustificano solo in parte l'ennesima prestazione sottotono della Juventus. Tra poco più di una settimana i bianconeri dovranno segnare almeno due gol al Lione per conquistarsi le final eight di Champions League, ma per farlo servirà tutto quello che, anche a Cagliari, di fatto non si è mai visto. Ritmo, energia, pressing e intensità si confermano i grandi assenti di questo finale di stagione. I campioni d'Italia creano poche occasioni e si sciolgono troppo facilmente quando gli avversari affondano. Per l'Europa servirà molto, ma molto di più. Zenga e Sarri scelgono di non stravolgere le rispettive squadre, nonostante il clima da penultimo giorno di scuola che si respira alla Sardegna Arena. Entrambi comunque decidono di dare una chance a un giovane, con il tecnico dei Sardi che lancia dal primo Gagliano, che aveva esordito contro la Lazio, e quello dei bianconeri che sceglie Muratore a centrocampo al fianco di Pjanic e Bentancur. Sono proprio i due talentini a cercare per primi la conclusione, prima da una parte e poi dall'altra, entrambi senza impensierire il portiere. Al baby rossoblù, tuttavia, basta un ottavo per sbloccarsi. La difesa della Juve si schiaccia troppo, permettendo all'ex Mattiello di mettere un cross teso dal fondo, sul quale Gagliano si avventa in scivolata e batte Buffon, complice una dormita di Rugani. La reazione bianconera è piuttosto blanda, fatta di tanto possesso, ma poche vere occasioni. La più clamorosa capita a un paio di minuti dall'intervallo sul destro di Bentancur, ma Cragno risponde distinto sul suo palo e salva il risultato. Al secondo affondo di serata, poi, i padroni di casa raddoppiano. Sassata dal limite di Simeone, imbeccato da Gagliano, sulla quale Buffon è tutt'altro che impeccabile e palla in rete. Era da quasi tre anni che la Juve non chiudeva un primo tempo sotto di due gol, contro il Genoa, agosto 2017. A riprova del fatto che le fragilità difensive, ben 40 gol subiti, sono uno dei problemi principali di questa squadra. Nella ripresa la musica non cambia. Gli uomini di Sarri hanno sempre la palla tra i piedi, ma quasi mai riescono a trovare spazi e giocate. Senza le invenzioni di Dybala la scintilla non si accende e ci si affida per lo più alle continue conclusioni dalla distanza o ai calci piazzati. Buffon si riscatta parzialmente con un intervento miracoloso su Simeone, che però era in fuorigioco, e al 70esimo è ancora l'argentino ad andare vicino al 3-0, al termine di un'azione insistita che evidenzia ancora tutti i limiti della retroguardia campione d'Italia. Negli ultimi ventesimo la Juve prova a rendere meno amara la serata, ma con la testa probabilmente già altrove il gol non arriva. L'ultimo sussulto è un siluro del neoentrato Zanimacchia su cui Cragno si supera. Il Cagliari non solo ritrova i tre punti dopo 8 turni di digiuno, ma torna anche al successo contro la Juve dopo ben 11 anni. Gagliano 7,5, un esordio da titolare che ricorderà per sempre. Un gol e un assist e la vittoria contro la squadra che da 9 stagioni domina la Serie A. Una serata praticamente perfetta. Simeone 7, corona la stagione del riscatto con una grande prova, che va molto oltre il bel gol del 2-0. Mattiello 6,5, in fase difensiva qualcosa va rivisto, ma in avanti è estremamente propositivo, specialmente nel primo tempo. Ha il merito di servire a Gagliano l'assist dell'1-0. Rugani 5, perdersi la marcatura di un esordiente dopo appena 8 minuti di gioco è difficilmente giustificabile. Continua a dare poche garanzie quando è chiamato in causa. Ronaldo 5,5, si intestardisce troppo nelle giocate individuali. La manovra è lenta e i compagni faticano a metterlo in condizione di segnare, ma lui non va oltre le continue conclusioni dalla distanza, quasi sempre ribattute dai difensori. Muratore 6, un paio di belle conclusioni da fuori e un buon lavoro in fase di interdizione. Un esordio nel complesso positivo, in una serata tutt'altro che facile.